Salve amici, Rino Scorpione. Quest'oggi ho questo VHF nautico low range LVR 250 dell'amico Gabriele in Bologna. Il classico problema che affligge purtroppo queste categorie di cordoni microfonici, e quindi essendo installato sull'imbarcazione, il sole, l'acqua, insomma tante problematiche vanno a rovinare appunto quanto vedete. Per cui vedo se riesco a fare questa sostituzione. Già qualche tempo fa ne ho fatto uno, non ricordo il marchio, e sono riuscito. Ora vediamo questo se è fattibile, quindi lo apro subito e vediamo il tutto. Ho aperto la radio disassemblata dal frontale, aperto anche il microfono, e quindi utilizzerò questo genere di cavo a 8 poli. Sperando di riuscire. Ecco qua, ho sostituito il cavo del microfono, ho recuperato le spinette, messo poi congiunto i fili ovviamente saldati e messa la guaina termorestringente sia da un lato che dall'altro. Ovviamente ho dovuto sigillare l'accesso del cordone sia da un lato che dall'altro. E dovrebbe andare tutto bene. Adesso monto e vediamo un po'. Radio terminata, facciamo una prova, vediamo un po' se tutto funziona. Allora, io sono in carico fittizio. Importante, 17 watt in monitor. Ho un'altra radio, giusto, faccio una prova veloce. Prova radio 1 2 3 prova hola, prova radio, e funziona. Mettiamo lo squelch, alziamo un po' di volume e facciamo la prova con l'altra radio. Prova 1 2 3 prova hola, prova radio, prova radio. Quindi tutto funziona perfettamente bene e appunto abbiamo sistemato questa radio marina per l'amico Gabriele. Questo è il tutto. Rino Scorpione vi saluta.